Ciao, sono Federica. Io sono Luca. E frequentiamo entrambi il Polo Romani Liceo Classico di Casal Maggiore. Al momento ci troviamo in Museo Piotti per un'esperienza di... Con questo video finiamo la nostra esperienza di alternanza qui a Piotti, alternanza scuola-lavoro, nella quale abbiamo comunque realizzato questo video di presentazione alla mostra e consigliamo questa sede del Museo Piotti per i futuri stagisti che vi saranno nella scuola dalla quale proviamo, ovvero il Polo Romani. Durante la nostra esperienza nel Museo Piotti abbiamo seguito una mostra dedicata alla grafica pubblicitaria chiamata Colpire nel segno, che ha analizzato vari aspetti che sono presenti nel territorio riguardanti la grafica pubblicitaria finalizzata dal nostro territorio. Le grandi aziende alimentari e non che ci sono state qui nel territorio, che ci sono ancora e che hanno fatto nel corso degli anni pubblicità, ma hanno spaccato anche di costume e il futuro degli eventi che sono successi e che sono maggiore nel corso degli anni, nei giorni notti. È una mostra assolutamente ben riuscita, ben fatta, che credo che abbia riempito il cuore di tanti interessante, raccoglie testimonianze varie, è molto bella. Ok, grazie. Buongiorno, che cosa ne pensi della nostra mostra? Bellissima, veramente bellissima. Will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell it. Dove c'è veramente un messaggio dietro, dove si vede un'azienda importante, un'azienda pubblicità sia sui giornali tipo questo Topolino, sia su periodici. È interessante, è venuta, nonostante l'esiguità dello spazio, nonostante molte aziende non abbiano partecipato, nonostante la nostra richiesta, che ci ha noi rispettato molto, siamo riusciti a dare un excursus dagli inizi del Novecento fino ai nostri giorni, quello che è la grafica pubblicitaria. Per l'altra sezione noi troviamo opere dei nostri anche pittori e artisti locali importanti, parlo di Goliardo Padova, di Romano Rosi, di Tino Rosi, accanto delle personalità come Guizzoli, Pellizzola, Bando Tartarini, che troverete esposte nell'altra parte. Poi, come dicevamo prima, l'idea appunto di continuare ad arrivare.